più in alto, sempre. Aiuto, 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 aiuto. Non vi preoccupate, c'è il vento. Ovviamente lavorando ogni tanto si va mangiando. Ebbene, noi abbiamo scelto a Martina Franca chi sicuramente di cibo se ne intende. Due Agnelli 3 è il terzo dei punti vendita di questa azienda, che si trova proprio nel percorso del centro storico di Martina Franca. Attenzione, signore e signori, finalmente si mangia. Siamo in compagnia di Antonello De Bartolomeo, il deus ex machina di questo magnifico locale nel quale noi ci siamo già trovati a nostro agio. Allora, intanto diciamo che si chiama Due Agnelli 3 perché è il terzo dei punti vendita che tu hai pensato di, lasciami passare il termine, partorire. Allora, la storia è cominciata dove? A Lodi, nel 2000, insieme al fratello. Tu sei Tarantino? Sì, 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 Tarantino. Allora, sei uno di quei Tarantini che è andato via per fare fortuna. Grazie a Dio le cose sono andate bene. Che cosa fa poi uno dopo? Sempre lì da quelle parti di Lodi. Sempre lì da quelle parti lì abbiamo aperto un altro, locale, Cavena Godadda. Benissimo. Lì sempre in provincia di Lodi. E questo qui è il terzo, che è nato per caso, però era anche un po' voluto. Ok, diciamo che c'era dentro, bolliva dentro, hai colto una palla al balzo mentre stava balzando. Il sogno di mio e mio fratello era quello di ritornare qui a casa, diciamo. Chi lo dici, non lo dire anche a me. Allora, ci troviamo esattamente nella piazza più importante di Martina Franca, che è la piazza Immacolata. Siamo nel pieno del centro storico, praticamente voi partite da piazza 20 settembre, venite fin qui percorrendo tutto il corso, a un certo punto lo stradone, quello con le chianche per intenderci, e poi si arriva qui in piazza Immacolata, immancabile, il colpo d'occhio dei Due Agnelli. Un porticato del Settecento, ecco, bellissimo, straordinario. Il barocco martinese, che poi il barocco martinese si chiama Rococò. Sì, è un po' lo perché stile, è un, no? Un barocco più piccolino, diciamo, allora... Benissimo. Allora, tu vieni da una famiglia di tradizioni... Sì, mio papà aveva un ristorante negli anni 80. Quindi hai ereditato un po' questa cultura. E chiaramente ti sei fatto le ossa, come si vuol dire. Diciamo di sì. Sono in un ristorante da quando ho 10 anni. Diciamo che ne è passata acqua sotto i ponti. Però voglio dire, questo progetto è un progetto importante. Tra l'altro ti avvicina alla tua terra, ti mette in risalto, ti pone in una piazza dove c'è da discutere e tu la metti sul piatto, la freschezza, l'originalità delle tue specialità. Allora, tu prepari carne, ma la tua specialità è il pesce. Da buon tarantino cerchiamo di puntare anche un po' sul pesce. Benissimo. Chi sceglie il pesce? Io. Si alza la mattina, va lì. Si va al mercato lì, a Taranto Vecchio. Si prende la zuppa, il pescato fresco, eccetera, eccetera. E se riesco a portarlo vivo, poi lo mettiamo lì nell'acquario. Lo peschiamo e diamo non la merce fresca, ma la merce viva. Esatto. Vabbè, chiaramente dopo averla cucinata. Eh beh, logicamente. Senti, però qualche carpaccio pure crudo è buono. Ah sì, è vero, giusto, non ci avevo pensato. Senti, a proposito, Antonello, quali sono i pesci che arricchiscono la tavola dei Due Agnelli? Ah, ma guarda, dipende dalla giornata. San Pietri, scorfano, galinelle, tutto, dentici, tutto quello che possiamo. E poi hai uno chef che... Mimmo, anche lui è un tarantino giusto, ecco. Lo abbiamo... il pesce lo conosce abbastanza bene. Benissimo. Allora, senti, io intanto ti faccio i miei complimenti personali, noi ritorneremo ancora alla seconda battuta, ma adesso il piatto forte di questa puntata è aver scelto come madrina d'eccellenza per preparare e assaggiare questi piatti Amanda Fox, che è l'ospite delle nostre trasmissioni. Sì, facciamo una proposta di lavoro, vediamo se rimane qua con noi. Vabbè, ve la vedete voi. Di conseguenza io le farò uno scherzo, ritorneremo qui con lei e facciamo qualcosa che renda simpatico questa nostra permanenza. Per il momento a vostra disposizione. Grazie, sei gentilissimo. Invitiamo per il momento i telespettatori a raggiungerti qui in Piazza Immacolata a Martina Franca. Vai, la telecamera è per te. Quando volete, noi siamo qui che vi aspettiamo, vi accoglieremo come sappiamo fare noi, con gentilezza,
E poi se mangiate bene dovete dirselo voi. Certo. Si dice, se è tutto buono ditelo ai vostri amici e naturalmente se non lo siete soddisfatti ditelo a noi, ma qui non succederà sicuramente. No, noi facciamo il possibilissimo perché non succeda. Grazie Antonello, noi andiamo, grazie a voi. C'è una sorpresa, restate là. Amanda, allora, questo è lo scherzetto che ti volevo fare. Adesso ti dobbiamo vedere alle prese con i fornelli. Mimmo Lupo è il nostro chef. Saluto. Benissimo. Allora, Mimmo, Amanda è tutta tua. Vai. Iniziamo con un friscello con vongole, costine di bieta, pomodorini e tonno. Sai che cos'è il friscello? È una pasta fresca. Ecco, ecco. Ok, va bene. Allora, Mimmo, passiamo alla preparazione. Vai. Iniziamo con dell'olio con aglio. Allora, quanto devo... Un mestolino. Ok. Va bene. Un cucchiaio abbondante di pomodoro fresco. Sì. Un ciliegino. Abbondante. Eh sì. Ok, ok. Di colore questo piatto, eh. Poi ci mettiamo delle vongole. Sempre con lo stesso cucchiaio. Sì, puoi anche prenderlo con le mani. Con le mani? Sì. Okay. Un altro po'? Con le mani? Sì, sì, si deve sporcare le mani. No, le vongole. Ah, ancora. Sì. Bene. E poi con un cucchiaio mettiamo un po' di costine dentro. Costine di bieta. Un cucchiaio, anche un altro po', va bene. Come fa caldo qua? Eh sì. Bene, adesso portiamo la padella sul fuoco. Voilà. Prima la devi appoggiare. Facciamo. Allora, devi appoggiare. Ah, ok, benissimo. Adesso che inizia un attimino a friggere. A friggere un po'. A soffriggere. A soffriggere, prendiamo del vino bianco che lo troviamo qui sulla mezzoletta. Questa? Sì. Diamo una bella spruzzatina di vino. Tanto quanto basta, piano. Via. Quanto? Vai ancora un po'. Ancora un po'. Stop. Ok. Va bene, è andato. Mettilo a posto. Adesso aspettiamo che le vongole si iniziano ad aprire. Sai nel spadellare, frattempo. Amanda? Sai spadellare? Mamma mia. No, non ti fare male. Non ti fare male. No, non faccio, ho paura. Dai, falli vedere. Dai, tu come si fa. No, devi darti il colpetto indietro senza farti male. Prendiamo la pasta nel frattempo. Prendiamo la pasta. Arriva la pasta. Poi dobbiamo assaggiarla, Amanda, e dobbiamo vedere come. È chiaro, è normale. È certo. Hai visto che non è difficile? Pasta nel bollitore. Così nel frattempo si inizia a cuocere. Tu vai, gira, Amanda, vai, fai in modo che non si attacchi lì. Giusto, Mimmo? Oh. Non si deve passare sopra. Vai. Dagli una botta. No, ma quella che mi salta addosso questa roba. Andiamo un po' di brodo. Che brodo è quello? Questo è un brodo di pesce. Brodo di pesce. No, no, così no, mica la frittata. Guarda, altrimenti qua. Sì. Non è la frittata che devi fare. Opla! Si vola tutto, sì. Va bene. Quello che cos'è? Noce di burro. Vai. Versa. Noce di burro. Sì. Pepe nero. Ah, si sente un profumino. Già si sente un bel profumino. Gira col cucchiaio di legno, no? Perché quello lì è di acciaio, quindi non va bene. Ti bruci, ti scotti. Hai visto com'è facile? Facilissimo. Con questo calore qua. Vabbè, il calore purtroppo ci vuole. Fa parte. È il rischio del mestiere. Sì, sì. E va bene. Sì, sì. E va bene. Sì, sì. E va bene. C'è stato uno schizzo. Sì. Vabbè. È andato un pizzico di sale. Ah, ora ci va il tonno. Ok. Sai cos'è il tonno, no? Sì. Ok. Tonno.
macchina cottura. Fa caldo? Molto. Andò, fa caldo, dai che ci siamo quasi. Quanto tempo ci vuole di cottura, Mimmo? Quasi pronto, appena si aprono le vongole il piatto è già pronto. Ah, ecco, guarda, quindi il segnale prendo della per, delle... Se proprio aprono. Eh sì. Non riuscirebbero mai ad aprirle. E poi non si possono mangiare le cozze con le vongole col guscio. Ok. Quindi apertura ci siamo quasi. Sì. Bene. Questo l'hai abbinato al fricello, perché? Sì. Perché essendo pasta fresca, saltandola poi con questo tipo di sughetto qui, si amalgama bene il piatto. Ah, benissimo. Ma andrebbe bene anche uno spaghetto, però sì, la pasta fresca secondo me... Va pasta bene. Fresca è la più adeguata. Vabbè, Amanda non è nelle condizioni di cucina, però insomma voglio dire... No, io posso un pochino... No, aspetta, adesso no, non possiamo. Allora facciamo così, adesso passiamo Mimmo da questa parte. Vieni Mimmo, vieni a completare la cottura. Sì. Oh, nel frattempo commentiamo questa... perché l'accostamento di questa verdura? E perché si sposa bene con le vongole e con il tonno, è un ottimo accostamento. Come si chiama questo primo? Questo è un primo... Vabbè, noi ci troviamo ai due agnelli, come lo possiamo definire? Piatto due agnelli. Piatto due agnelli? Sì, piatto due agnelli. Ah, Martina Franca. Martina Franca, nel cuore del centro storico di Martina Franca, siamo nella piazza centrale. Amanda alle prese con i fornelli, i fricelli si stanno cuocendo, poi li assaggeremo. Amanda, se ti sei stancata ti puoi anche fermare. Posso anche completare io il piatto. Vai, fai completare a Mimmo. Però vedo che va bene. Sì, secondo me come secondo cuoco. Come secondo cuoco è adatto. Dobbiamo sistemarlo un po' nell'abbigliamento, forse sì. Non è troppo, no? Cosa ci sarebbe voluto? Secondo me il cuoco lavora meglio così, C'è molti primi. No, dico, lei lavora meglio, ma voi lavorate peggio nel caso in cui fosse. In questo caso sì. E quindi è meglio lavorare, anche perché poi... Ecco, sono aperte. Sì. Non so se sono aperte. Sì, sono allora, aperte. Allora, vai Mimmo, dai un attimo il tuo occhio finale. Vediamo Mimmo, cosa fa? Spadella. Benissimo. Piatto pronto, lo mettiamo sulla portata. Si è bruciato. Ok. Allora, lo andiamo a servire a tavola. Ma sento che sta arrivando qualcuno. Amanda in persona, non ci posso credere. Come sei cara, grazie, prego. Gentilissima. Vabbè, siedi anche tu un attimo vicino a me, no? Assaggiamo, tieni. Vediamo questa opera d'arte. La tua prima opera d'arte, vabbè, una di quelle che faremo. Dai, assaggiamo, vediamo un po'. No, c'è sempre una prima volta in tutto. Buono, buonissimo. È veramente buono. Beh, allora questa prima prova è superata. Andiamo alla seconda prova, vediamo che chissà che cosa ci aspetta. Aspetta che mi pulisco un attimo. Poi continuate a seguirci. Ancora di più. Sempre più in alto. Sempre. Aiuto! 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 Ok, non vi preoccupate, c'è il vento!